Oggi ci occuperemo di quelle che sono le novità della dichiarazione IVA 2017 relativa al periodo d'imposta 2016. Ma prima di capire le novità, forse è opportuno capire cosa abbiamo fatto l'anno scorso, così meglio possiamo soffermarci su quello che cambia. Beh, intanto periodo d'imposta 2015 e quindi presentazione del 2016, il contribuente aveva due possibilità: o di inserire la dichiarazione IVA all'interno della dichiarazione unificata scadenza 30 settembre 2016, oppure vi era la possibilità della cosiddetta dichiarazione IVA autonoma. E qui bisogna distinguere due diversi casi, cioè quando il contribuente era obbligato alla dichiarazione IVA autonoma, quale ad esempio società di capitali, quindi periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, o nel caso di alcuni soggetti particolari, quali ad esempio i cosiddetti venditori porta a porta, quando non avevano obbligo di dichiarare altri redditi. Beh, in queste circostanze era obbligatoria la dichiarazione IVA autonoma. E poi vi era anche un'altra possibilità, cioè quando invece era facoltativa, ed era invece il caso in cui vi era un'opportunità per il contribuente. Il caso più ricorrente era quando il contribuente aveva un credito IVA al 31 di dicembre che voleva compensare l'anno successivo. Ora, noi sappiamo che per importi fino a 5.000 era facilmente utilizzabile in compensazione. Quando l'importo era superiore a 5.000 andava preventivamente presentata la dichiarazione IVA e soltanto dal 16 del mese successivo si poteva compensare. Ora, nel 2016, periodo di imposta 2015, io potevo presentare la dichiarazione IVA nel mese di febbraio, quindi dal 1 di febbraio la presentavo in febbraio, a partire dal 1 febbraio fino al 30 di settembre. Era conveniente solitamente presentarla entro il mese di febbraio, perché primo, se la presentavo a febbraio avevo la possibilità di compensare già a partire dal 16 di marzo, e poi se la presentavo a febbraio la presentazione della dichiarazione IVA mi permetteva di non presentare poi la comunicazione dativa. Questo 2015 e dichiarazione IVA 2016. Vediamo invece cos'è che cambia nella prossima dichiarazione IVA periodo 2016-2017 termini di presentazione. Beh, qui è molto più semplice, perché non c'è più la possibilità di inserire l'IVA all'interno dell'unico, quindi avremo una sola scadenza della dichiarazione IVA che sarà soltanto autonoma, quindi periodo di imposta 2016, che presento nel 2017 unicamente entro il mese di febbraio. Quindi sparisce la possibilità di arrivare a settembre. Questo per il periodo imposta 2016. Per quanto riguarda invece il periodo di imposta 2017, attenzione che nel 2018 invece avremo la possibilità di presentarla da febbraio ad aprile. Quindi sono queste le due differenze fondamentali. Per il 2017 sparisce la dichiarazione IVA nell'unificata, soltanto IVA autonoma a febbraio. Periodo di imposta 2017, per il 2018 invece avremo qualche mese in più per presentare la dichiarazione IVA sempre in forma autonoma. Attenzione che dal 2017, ovviamente, quindi queste novità hanno una conseguenza, no? Perché nel 2017 quella che prima era la comunicazione dativa, che era annuale, attenti che viene introdotta la comunicazione dativa periodica, ed ecco il perché a partire dal 2018 relativamente al periodo 2017 vi è qualche mese in più per poter presentare la dichiarazione IVA autonoma.